Se pensate che le vostre giornate siano ingarbugliate, provate a pensare a quelle dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ma quanto la conosciamo? La sentiamo citare, criticare e chiamare in causa un po' da tutti. È l'istituzione internazionale più di attualità nell'era del coronavirus. Si autodefinisce custode globale della salute pubblica. Tutti ne sappiamo qualcosa, ma vale la pena conoscerla meglio, aprendo un nuovo file nel nostro dizionario della contemporaneità. L'OMS è un'agenzia dell'ONU che ha un obiettivo ambizioso: far raggiungere a tutte le popolazioni del mondo il livello più alto possibile di salute, intesa come benessere fisico, mentale e sociale. Yes! Come? In tanti modi, fornendo una guida politica sulle questioni sanitarie globali, indirizzando la ricerca e stabilendo norme e standard. Un compito non facile. Pensate a che cosa significa, ad esempio, dover dare indicazioni basate sui dati scientifici in una situazione come quella attuale, in cui abbiamo a che fare con un virus nuovo, ancora tutto da studiare. Cooperare a livello globale contro le epidemie è una strada obbligata. Ma da quanto tempo è che il mondo ha scelto questa strategia? Ripassiamo la storia con la professoressa Mele. La cooperazione sanitaria internazionale si avvia a metà 800 con una conferenza, quella di Parigi, dove alcuni paesi si mettono d'accordo sui requisiti della quarantena marittima per arginare il colera. Circa 100 anni dopo, nel 1948, saranno 26 paesi membri a ratificare la Costituzione dell'OMS per garantire quel diritto alla salute sancito nella Carta delle Nazioni Unite. Come potete immaginare, quella da coronavirus non è la prima epidemia che l'OMS si trova a gestire. Pensate che negli ultimi 10 anni ce ne sono state ben 5, ma questa volta è diverso. L'operato dell'OMS è stato criticato come mai prima d'ora. L'organizzazione è stata accusata di essersi mossa troppo in ritardo, non sollecitando interventi abbastanza decisivi e non facendo capire la gravità della situazione. Lo avrete sentito, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è arrivato anche ad accusare l'OMS di essere filocinese. Ma facciamo chiarezza. Chi prende le decisioni all'interno dell'organizzazione e quanto è autonoma? L'OMS è un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite e come tale gode di una grande autonomia. Ha una propria assemblea, l'Assemblea Mondiale della Sanità, che si incontra ogni anno ed include i delegati di tutti e 194 i paesi membri dell'ONU. Ha un proprio Executive Board composto da 34 paesi eletti ogni 3 anni, ognuno dei quali è rappresentato da un proprio esperto di salute. Intanto però Trump ha detto basta, ha deciso di tagliare i finanziamenti. Un problema gigantesco per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché gli Stati Uniti sono il suo primo contributore. Nell'ultimo biennio gli Stati Uniti hanno versato tra i 4 e i 500 milioni di finanziamenti. L'Organizzazione Mondiale della Sanità sopravvive grazie ai finanziamenti degli Stati, stabiliti in proporzione al PIL e alla popolazione. Ma non solo, ci sono anche e soprattutto le donazioni volontarie. Li avete riconosciuti? Sono Bill e Melinda Gates. La loro fondazione è il secondo finanziatore internazionale dell'OMS. Dopo le minacce di Trump, è stato proprio Bill Gates a ribadire quanto sia pericoloso sospendere i finanziamenti in un momento come questo. Secondo lui, il mondo ora ha bisogno dell'OMS come non mai. E se lo dice lui...